Ammalignati, o segui. Faccio questo vlog per spiegarvi i motivi della mia protratta assenza, per spiegarvi i progetti che sono andati a puttane e per spiegarvi perché non vi faccio compagnia più ogni giovedì. Per cominciare, gli argomenti più forti ormai sono andati, quindi io non posso stare qui per 7 minuti a parlare di qualcosa che continui a catturare la vostra attenzione. Perché ormai, cioè, le conclusioni sarebbero sempre le stesse, non cazzeggiare, non rompere i coglioni agli altri, eccetera. Quindi, con i nuovi argomenti, devo riuscire sempre a inventarmi qualcosa che non vi faccia rompere i coglioni. Ora, l'hip hop è una cultura infinita, quindi ci sono un sacco di argomenti. Solo che li devo trattare in un modo più particolare rispetto a quelli principali, quali le discipline, quando parlavo cos'è un beatmaker, cos'è un writer. Quindi, adesso fare video richiede più tempo. Ma non nel senso, cioè, alla fine sono quelli i video, però se prima potevo metterci un'ora stando qua davanti, adesso ho bisogno di un copione, ho bisogno di mettere qualche scenetta esterna, ho bisogno di fare qualche ripresa col green screen. Ed è un po' più uno sbatti. Anche perché io sono sempre stato abituato a parlare a ruota, non a leggere il copione. Quindi il processo è un po' più lungo. Poi voi conoscete la mia sacra politica: se devi fare le cose a cazzo è meglio che non le fai. Sto giovedì avevo già un video pronto, solo che non mi piaceva perché, porca puttana, era noioso. Era dannatamente noioso, quindi non mi andava di farvi 10 minuti di video di cui tipo 3 minuti prendevano bene, tutto il resto due palle così. Poi avevo promesso un contest per i 5.000 iscritti e so benissimo che siamo più di... quanti siamo? 6.006, no? Insomma, sono di più di 1.000 iscritti fuori. Ma perché? Perché in questo contest non volevo premiarvi con la gloria, volevo premiarvi con dei regalini. Ma la persona che doveva appoggiarmi in questa situazione se l'è tirata a mortello. Vediamo dopo, ed è passata un'ira di Dio di tempo. Quindi probabilmente questo contest per i 5.000 iscritti diverrà il contest per i 7.000, ma... ci sarà, ve lo prometto, in un modo o nell'altro ci sarà. Intanto sto aiutando SID per il contest di La Bibbia del Producer. Quindi quando saremo pronti ve lo comunicherò. Non è un contest del mio canale, ma è pur sempre un contest di beatmaking e penso che vada bene comunque. Altro fattore, il progetto Bounce. Perché abbiamo messo da parte un attimino il video? Per il semplice fatto che mi hanno fatto notare che io come un coglione gli annunci li do dopo Sample Sampled. E molti di voi arrivate a Sample Sampled, skippate il video. Ora va bene, io continuerò a fare Sample Sampled. Ma vi invito a guardare quei 30 secondi dopo Sample Sampled, perché dico cose interessanti. Poi se non volete guardarlo, cazzi vostri, che vi devo dire. Passiamo alle vostre domande. La prima domanda viene da Michele, che mi chiede: seriamente, cosa ne pensi dell'iniziativa Captain Futuro? Allora, l'iniziativa per me è una cosa bellissima, specialmente perché dietro c'è ESA e quindi ha trascinato un bordello e mi è piaciuto, ho visto un sacco di partecipanti. Qual è il problema? Nel, credo, secondo video che ha fatto, diceva che conta la reputazione. E questa cosa penalizza un bordello... le facce sconosciute, perché va bene, non è che dico vaffanculo Don Diego Madres, non dovevate partecipare, avete... ma ESA ha detto che avrebbe tenuto più in considerazione le facce conosciute, e secondo me questo è sbagliato. Ora io capisco che ti è arrivata la guerra più totale addosso, ma ascoltateli uno per uno e valutali, non cercare di sfoltire il mazzo in questa maniera. Poi vabbè, massimo rispetto per ESA, comunque bellissima iniziativa. La seconda domanda viene da Simone che mi chiede: cosa ne pensi del fenomeno mix-up? L'avete fatto diventare un fenomeno? Perché, come dico sempre, un MC può piacere o non piacere. Lui non solo... cioè, veramente, rompete i coglioni. È mix-up, un figlio di papà. È mix-up, i soldi. È mix-up, paga i featuring. Ma se non vi piace, non lo ascoltate, perché veramente l'avete fatto diventare... un fenomeno mediatico, forza di romperci i coglioni con mix-up. Se non vi piace, non ascoltatelo, ma finitela di parlare dei soldi di suo padre. Basta. Davide mi chiede: ma Caparezza, secondo te, può essere considerato un rapper? Sì, fa musica rap. Non fa hip hop, quindi non puoi dire che Caparezza è un b-boy. Però sì, è un rapper, fondamentalmente canta
il genere rap. Damiano mi chiede: cosa ne pensi del collettivo Blue Nox? Il collettivo è composto principalmente da artisti di cui sono un grande fan, quindi ovviamente sono un grande fan della Blue Nox Academy. Rodolfo mi chiede: c'è la possibilità che l'hip hop italiano si riprenda? Scherzavo. Puoi darmi un parere sulla scatola nera di Mistaman e Entropia di A Green? Allora, no, non scherzo, sull'hip hop italiano sapete cosa... La scatola nera... Che devo dire sulla scatola nera? Sono un MC e un producer troppo forti che hanno fatto un disco pulitissimo. Real classic shit. Inutile. E Green non lo conoscevo, cioè per me è venuto fuori da poco. Io non ho mai ascoltato robe sue, ma devo dire che ha fatto un lavoro pulitissimo che scorre, che è una meraviglia, quindi rispetto anche per lui. Enzo mi chiede: perché secondo te ci si lamenta se nessuno segue l'hip hop, però quando esso è rappresentato da molti artisti in mainstream è seguito da tante persone e ci si lamenta comunque? Troppo commerciale, classica citazione. Ma perché è semplice. Tu vuoi vedere in televisione l'hip hop che piace a te, non vuoi vedere questo hip hop, diciamo, addolcito per la massa. Tu vorresti vedere in televisione roba più cazzuta, roba da jam. Ma purtroppo in televisione ci arriva solo musica chiamiamola commerciale, anche se non sono d'accordo col concetto di commerciale, ma diciamo musica più orecchiabile che riesca a tirarsi più massa. Poi per il resto ricordiamoci che lamentarsi è il pane quotidiano di moltissime persone. Antonio mi chiede: qual è il pezzo rap che ha significato di più per te? Street Opera, L'anno del drago, Aspettando il sole. Te ne sparo tre. Un altro Antonio mi chiede: cosa ne pensi di Turbe Giovanili? Contiene dalla A alla Z. Porca troia, che bomba. Claudio mi chiede: cosa ne pensi dell'abuso dell'autotune nei pezzi rap? È semplice, bisogna cercare in un modo o nell'altro di cantare, perché ormai, come disse Primo, cantano tutti. E se sei stonato, l'autotune è ottimo. Poi, se devi affiancarti a quelle merdate troppo swag, l'autotune è ancora meglio. Quindi, sì, l'autotune sta uccidendo questo genere musicale. Riccardo mi chiede: venderesti mai i tuoi beat? Se sì, a quanto? Per curiosità. Sì, io vendo regolarmente i miei beat. Li vendo a 100 euro. Ora, so che 100 euro un beat, ma c'è un lavoro dietro. Quindi, se vuoi spendere 100 euro, te lo prendi. Se no, io non mi prendo la briga di fartelo. Mi dispiace. Il vlog è finito. Se non vi è piaciuto, capisco i vostri motivi. E ci vediamo giovedì.